Red è una persona, un grandissimo professionista che sa però scendere in campo insieme a noi e creare squadra per raggiungere lo stesso obiettivo che è dato poi dall'amore, dalla passione per l'arte, che è la cosa più bella del mondo. E lui sa esattamente come stiamo noi, come ci sentiamo, la nostra vulnerabilità. Lui è sempre con noi, fisicamente, e ha un suo modo da artista di relazionarsi a noi, da collega. Abbiamo deciso di essere noi produttori perché volevamo avere noi il lavoro in mano e decidere come farlo e come avrebbe dovuto essere. Come tutte le cose, quando nascono in difficoltà, diventano più importanti e più solide. E così è successo anche a noi, che abbiamo cominciato durante la pandemia con lui poi che si è ammalato ed è diventata proprio una cosa, siamo diventati una famiglia, tutti uniti ed è così anche oggi. Cioè io li sento tutti i figli miei per l'affetto che provo per loro e sento che anche loro si sentono bene in questa famiglia. Innanzitutto è una prova d'autore, ho scritto 35 titoli per cui non era facile venirne fuori e poi le canzoni come le scrivevo nascevano da una sinossi che avevamo tracciato proprio io e Matteo Strukul di tutta la storia, per cui in realtà io già lavoravo a una regia di questo spettacolo e il dolore deve avere un suono, il tranello, l'intrigo politico deve avere un suono, la perfidia di un personaggio come quello della Contessa von Steinberg deve avere una sua caratteristica, l'amore va raccontato in un certo modo.